Quando busserò alla tua porta, avrò fatta tanta strada. Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Continuiamo la lettura delle pagine della storia della salvezza che ci vengono proposte dal rito ambrosiano e oggi incrociamo un evento terribile ma anche una sorpresa. L'evento terribile è che verrà ricordato il momento in cui l'imperatore babilonese Nabucodonosor distruggerà il tempio, distruggerà la città, porterà tutti gli israeliti in esilio. Ma la sorpresa nasce dal fatto che la liberazione da Babilonia non avviene attraverso un grande condottiero nato da Israele, ma attraverso uno straniero, l'imperatore dei persiani Ciro. È l'unica pagina in cui al centro vi è un non israelita in quel racconto della storia della salvezza che abbiamo rivissuto dopo il tempo di Pentecoste. Ma che senso avrà che sia uno straniero, un infedele, ad essere lo strumento che porta salvezza al popolo da parte di Dio? L'interpretazione del Vangelo ci farà comprendere qualcosa di molto bello. Ascoltiamo. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo, ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli, «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te». Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Il centurione era un romano, era un invasore, era uno che sfruttava la terra e il popolo di Israele, eppure aveva un cuore grande e buono, eppure aveva un cuore capace di fede e di fedeltà. Quante volte, cari amici, noi guardiamo gli altri come gente diversa, come gente lontana, come gente che non può avere una capacità di comprendere. Quante volte ci riteniamo migliori degli altri. Ecco, la straordinaria ricchezza del cuore del centurione è quella di riconoscere di essere anche lui subalterno a qualcuno, ma di poter attraverso la sua parola realizzare ciò che intende compiere. E dice tu Gesù, puoi far questo anche senza vedermi, anche senza che io mi metta in mostra, anche senza che ci facciamo un selfie insieme. Oh, cari amici, come sarebbe bello se smettessimo di giudicare gli altri, perché la fede che alberga nel cuore delle persone, solo Dio la conosce. Noi possiamo solo intuire, ma nelle nostre intuizioni spesso facciamo dei giudizi avventati, dei giudizi che non corrispondono alla realtà.
Allora la gente che incontreremo in questa domenica di fine agosto, cerchiamo di guardarla con gli occhi con cui le guarderebbe Gesù, cercando di cogliere segni di fede che stanno nascosti nel loro agire e nel loro parlare. Buona domenica a tutti, carissimi.